E mentre va a fare il fotocall, questa è la regista di Mustang, Denise. Lei ha raccontato un film, nel suo primo film tra l'altro, racconta la storia di cinque sorelle rimaste orfane e della loro evoluzione, della loro crescita in Turchia. E racconta come queste ragazze vengono cresciute comunque sia dalla nonna e dallo zio sotto, diciamo, delle regole molto rigide, anche un po' sotto un certo bigottismo, se così potremmo dire, finché l'ultima, la più piccola, non si ribella o comunque sia matura il fatto che, insomma, questa cosa non va bene. Un film molto forte, molto bello, appunto scelto dalla Francia per rappresentare la Francia agli Oscar, e quindi... noi gli auguriamo veramente un sacco di fortuna, perché ragazzi, merita. Mustang, l'opera prima di Denise. Quindi buongiorno, benvenuta. Un film con un titolo che rappresenta potenza e libertà, Mustang, dei cavalli selvaggi, e poi parla di donne che forse vogliono essere forti, come lo sono poi nel film. Oui, en français? Oui, oui. Le titre est vraiment à l'image de l'âme du film, c'est-à-dire que ces filles ont quelque chose de profondément indomptable. J'ai beaucoup pensé à la dernière scène des Misfits de John Huston où on essaye de brider des chevaux et ça se révèle presque impossible. Et voilà, il y a ça. Ok. Sì, il film effettivamente è proprio fatto all'immagine di lo spirito di questi cavalli selvaggi, Mustang, queste figlie, queste ragazze hanno uno spirito ribelle, indomabile, e ho molto pensato all'ultima scena del film di John Huston in cui si cerca di mettere la briglia a questi cavalli senza riuscirci. E come è nata l'idea, la voglia di raccontare questo film? Sì, l'envie de raconter cette histoire. J'avais à l'origine envie de raconter ce que c'est que d'être une fille, une femme en Turquie. Et il y avait cette espèce de filtre de sexualisation permanente que je trouvais particulièrement saillant. C'était cette chose-là. Donc j'avais envie de toucher du doigt. Avevo veramente voglia all'inizio di raccontare la storia delle donne, cosa significhi essere una donna, una ragazza in Turchia, e avevo voglia di raccontare questo senso di sessualizzazione costante che c'è nella vita della nostra società. Questo è stato il click, quello che mi ha dato l'avvio. E l'ultima domanda è: qual è come ti senti, visto che è stato scelto per rappresentare dalla tua nazione, dalla Francia, insomma, per rappresentarla agli Oscar, speriamo poi. Beh, c'est un immense honneur. Enfin, après le moment, on était juste complètement fous de joie. Il y avait un sens très fort de la responsabilité que ça représente et vraiment l'envie d'être à la hauteur de la confiance que la France nous a donnée. Beh, è veramente un onore straordinario. Ci siamo sentiti folli di gioia e poi dopo ci siamo detti che dovevamo davvero essere all'altezza del compito, dell'incarico che la Francia ci aveva dato. È stato veramente straordinario. Merci beaucoup. Merci beaucoup.